Io sono Fabrizio Busasate e svolgo il ruolo di marketing specialist per Fartech. Ho un'esperienza nel campo della security e quello che vorrei analizzare oggi con voi è quanto ancora nel mondo della sicurezza informatica incide la preparazione e la competenza delle risorse umane. Facciamo una rapida carrellata su chi è Fartech. Fartech è un software system integrator e siamo presenti su Roma e Milano. Offriamo prodotti, competenze e servizi in ambito della infrastruttura IT, delle soluzioni verticali dedicate al mercato finanziario, alla business intelligence e da questo momento ci occupiamo anche di informazione. Le nostre competenze in ambito security esulano dalla mera fornitura di prodotti. Ci occupiamo di consulenza tecnica e organizzativa sulle normative di riferimento, facciamo formazione specialistica ai nostri clienti e ci occupiamo anche di privacy compliance. Dato che la sicurezza non è fatta solamente di consulenze, abbiamo scelto un partner di alto calibro dal punto di vista dei prodotti. Siamo Gold Solution Partner sia di Sophos che di Babbit, che riteniamo siano altamente qualificati nell'ambito. I nostri clienti spaziano nell'ambito chiaramente delle telco, caso forniamo servizi alla medium e large enterprise e abbiamo clienti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, ci occupiamo di sanità e chiaramente anche del mercato finance. Passiamo agli argomenti di oggi. Ho fatto una analisi sugli ultimi rapporti della sicurezza del 2016 per capire che cosa effettivamente è successo. Ecco, nello studio dei vari security report che mi sono permesso di leggere, quello che risulta è che il 2016 è stato l'anno più devastante mai visto prima. Non c'è mai stato un anno così critico. All'evoluzione del mercato della sicurezza informatica è corrisposta a una altissima evoluzione del mercato della criminalità, quindi ci siamo evoluti contemporaneamente. Le cronache dell'anno scorso hanno visto che la criminalità informatica ha avuto un impatto diretto sulla vita politica, sulle banche, sul sistema dei trasporti pubblici e sulle istituzioni. E praticamente oggi la criminalità informatica fa parte del nostro ambito, fa parte dei cittadini, è un problema sociale, e va a operare su tutte le aree critiche della nostra società. Facciamo una velocissima visione, un zoom su quello che è la situazione italiana. Il valore totale del mercato IT in Italia è di 66 miliardi di euro. L'investimento per la sicurezza è di 1 miliardo di euro. Il valore dell'investimento della security rapportato al PIL italiano è 0,05 e l'investimento rapportato alla sicurezza è dello 1,5%. Voi pensate che nel mercato automotive, giusto per farvi un esempio, la sicurezza equivale al 20% degli investimenti. Questa è la mia visione della situazione. Siamo come degli equilibristi che camminano su un filo. Questo filo è legato tra due parti. Le aziende italiane, questo è un mio personale, la mia personale idea, sono molto fiduciose che non capiterà a loro. L'unica valutazione che vi permetto di fare è che chiaramente gli investimenti per adeguarsi dal punto di vista della sicurezza sono molto molto inferiori agli investimenti necessari per la remediation in
caso di attacchi o di malfunzionamenti. Le principali minacce del 2016, facciamo velocissimo una analisi su quello che è successo a ransomware. Beh, ransomware va a segno nel 3% dei casi, 3% su milioni e milioni di infezioni virali. È una cifra considerevole. Considerate che nel 2016 ransomware marca un incremento del 120% rispetto all'anno precedente. Questo vuol dire che più del doppio delle infezioni sono state portate avanti. Il phishing, e per phishing non mi riferisco all'email che vi arriva di vostro zio che vi ha lasciato in eredità una miniera d'oro in Sudafrica, è un problema grande, è una piaga sociale. 2,3 miliardi di dollari di danni in una attività che nel corso degli anni, sono più di 20 anni che viene perpetrata, si è evoluta con modelli di social engineering, tant'è che in gergo tecnico viene chiamata spear phishing. Oggi hanno affilato le armi e continuano a mietere fondamentalmente delle grosse quantità di grano. Passiamo velocemente agli attacchi più rappresentativi del 2016. Spero vi possa interessare il mio studio. Hollywood Presbyterian Medical Center è un ospedale di Los Angeles. Sono stati estorti 17.000 dollari di riscatto a seguito di un'infezione ransomware. Muni è il sistema di trasporti di San Francisco. Anche qui c'è stato un attacco ransomware. Richiesto un riscatto di 73.000 dollari, ma pensate che per giorni sono stati bloccati i tornelli e il sistema di trasporto pubblico si è fermato. Adult Technology è un'azienda di stampo cinese che ha creato un'applicazione. È stato installato nell'applicazione una backdoor e dentro il firmware, e pensate, questa applicazione, e da questa applicazione costantemente veniva inserito, veniva inviato in un server in Cina tutte le identità delle persone. Il totale 700.000 identità sono state rubate. Dime DNS Service Provider, forse questo lo avete sentito al telegiornale, c'è stato un denial of service all'interno di questo provider della East Coast americana, creato dalle telecamere che facevano street view nella costa, e tutte queste telecamere avevano una vulnerabilità, è stata sfruttata questa vulnerabilità, le telecamere hanno buttato al provider dei servizi e il risultato è stato che per giorni internet non ha funzionato nella East Coast. Quindi pensate al disagio. Friend Finder, anche questo abbastanza nuovo, è un network di siti di incontri. Bene, sono stati pubblicati 412.000 nominativi, compresi di password, nomi e cognomi delle persone, considerando anche che c'erano persone che si erano cancellate dal database, e anche in alcuni casi anche le carte di credito. Saranno state felici le mogli. Sapete com'è la situazione di Yahoo? Yahoo è un service provider abbastanza famoso, e 1 miliardo di indirizzi rubati. È una situazione abbastanza pesante. Pensate che Verizon è l'azienda che ha rilevato le azioni di Yahoo, e nel momento in cui ha deciso di rilevarla ha quotato l'azienda 350 milioni di dollari in meno a causa di questo attacco. Veniamo in Italia, conoscete ciò che è successo al Ministero della Farnesina? Mi auguro, fondamentalmente WikiLeaks, anzi Anonymous, scusate, ha pubblicato le spese del Ministero su dei file Excel, quindi abbiamo avuto la possibilità di vedere come
il nostro governo all'interno del Ministero degli Affari Esteri ha speso i suoi soldi. Pare che ci sia stato un attacco dall'interno in questo caso, quindi non c'è stata nessuna manomissione, ma a seguito di questa situazione la Farnesina ha ristrutturato completamente il servizio di sicurezza interna. Democratic National Committee, sapete bene, ci sono state le elezioni negli Stati Uniti e a questo proposito questa volta Wikileaks ha pensato bene di pubblicare 19.000 email del Partito Democratico. Questo nel momento in cui veniva eletto il Presidente degli Stati Uniti, capite bene sia lo scandalo che le conseguenze di questa cosa. Tesco Bank, qui veniamo agli attacchi, quelli che fanno sul sodo, banca di stampo inglese, votati 20.000 conti bancari, bloccato l'accesso ai fondi per 4-5 giorni, tutti gli utenti della banca non hanno potuto accedere ai loro conti, pensate al disagio, alle problematiche. Bangladesh Bank, cyber rapina, anche qui 81 milioni di dollari confiscati alla banca. Questo evento nello specifico ha avuto un attacco dall'interno, quindi neanche qui c'è stata manomissione di strumenti. Tiriamo le somme di questa situazione. Le somme si tirano velocemente: 6 attacchi su 10 sono stati causati dal fattore umano, che sia inconsapevolezza, imperizia, imprudenza, dolo, negligenza. Qui non ne facciamo più una questione di forma, il problema è questo qua. Mi sono permesso di pubblicarvi questa vignetta satirica che ci spiega che non c'è nessun rimedio alla incapacità di gestione delle risorse umane. Possiamo avere un sistema altamente evoluto, fortemente sicuro, ma l'imperizia della risorsa umana è l'anello più debole della catena. La ragione per cui le persone continuano ad essere il più debole anello della catena della sicurezza è che la maggior parte delle organizzazioni continua a rinunciare ad investire sulle loro competenze. Questa immagine rappresenta la mia visione della sicurezza, è mia personale, viene dai miei anni di esperienza. Ciò che ritengo utile è comunicarvi questo. Secondo me il concetto di security oggi deve adeguarsi, deve basarsi su una base solida che è l'adeguamento alle leggi, perché oggi le leggi ci devono dare un supporto. Parlo dei decreti legislativi in merito, approfondiremo successivamente. Da una parte abbiamo la formazione e dall'altra abbiamo la tecnologia, quindi i due parametri fondamentali, le due colonne portanti basate su una che si basano sulla compliance legislativa, quindi aderendo alle leggi che oggi ci aiutano a dare certezze e forza alla nostra sicurezza, noi dobbiamo sempre crescere in maniera equilibrata, formazione e tecnologia. Parliamo di compliance, andiamo a approfondire velocemente questa tematica. Gli adeguamenti legislativi sono stati creati a fronte di tutto quello che vi ho detto oggi. C'è un problema, c'è una piaga sociale. La piaga sociale è la criminalità informatica. Le aziende non hanno abbastanza chiare le strutture di sicurezza e allora stanno intervenendo le istituzioni governative, intervengono a livello europeo, intervengono a livello italiano per dare concretezza, per risolvere questa piaga. Quindi non sono una costrizione, non sono un problema da risolvere, ma sono la soluzione a ciò che sta avvenendo. Da questo punto di vista, fondamentalmente, come ha detto il collega precedente, abbiamo due normative che si stanno in questo momento dispiegando. Il 25 maggio, conoscete bene, è una data abbastanza importante, entrerà in vigore il GDPR, che
ha l'obiettivo di proteggere i dati personali dei cittadini europei. Si rivolge sia alle aziende che alle pubbliche amministrazioni e per la prima volta vengono imposti degli adeguamenti organizzativi e tecnici all'interno della gestione dei dati personali dei clienti. Il GDPR è stato argomento di Partec l'anno scorso, quindi cerco di essere abbastanza sintetico. Avete bisogno di maggiori informazioni, potete parlarne insieme, parleremo insieme al resto. Altra normativa che forse non è così tanto conosciuta è il NIS, però visto che anche il collega ne ha parlato, quindi anche qui il Network and Information Security Directive è un emendamento che è emanato da ENISA. ENISA è un gruppo di esperti di security a livello governativo, quindi a livello europeo, che si è trasferito all'isola di Creta e da lì ha emanato questa direttiva che è stata recepita da ogni Stato membro della comunità. Fondamentalmente ENISA e chiaramente ENIS ha l'obiettivo di proteggere le infrastrutture critiche degli Stati membri e si rivolge in due fa chiaramente due distinguo diversi tra operatori dei servizi essenziali e fornitori di servizi digitali e impone la definizione di strategie nazionali di cyber security, quindi dal 25 maggio le aziende devono proteggersi in maniera adeguata rispetto alla composizione dei loro master. Parliamo di formazione, vi abbiamo espresso qual è la vulnerabilità, le risorse umane sono chiaramente un problema e Partec dal suo punto di vista sta cercando di portare soluzioni. Quindi in questa ottica abbiamo lanciato sul mercato una nuova linea che è chiamata Educational, che ha lo scopo di formare la consapevolezza di base delle risorse interne. Offriamo formazione a distanza, quindi tramite un modello di learning e in aula. Date un'occhiata alla lista dei corsi, come vedete stiamo cercando di dare una conoscenza di base delle tematiche di sicurezza e piano piano l'obiettivo è quello di formare risorse sempre più specializzate su modelli di risk management e di incident handling, così che si possano formare anche competenze di alto livello. Partec è più di 10 anni che si occupa di sicurezza e si occupa della formazione delle risorse dello specifico. L'obiettivo dell'azienda è quello di indagare su questa nuova opportunità di mercato e in base a questo abbiamo preso una certificazione, un modello di certificazione ISO 9001 che ci abilita l'erogazione di servizi online. Come dicevo, possiamo fruire dell'argomento sia dai nostri uffici che nelle attività nei corsi più avanzati in modalità confrontandoci con degli esperti del settore in aula. Nei corsi sono inclusi degli account di supervisione, così che all'interno dell'azienda ci può essere una persona che monitorizza il processo di evoluzione delle competenze delle risorse. Alla fine del corso è possibile frequentare un esame di certificazione che rilascerà a seguito chiaramente del successo dell'esame un attestato di partecipazione. I destinatari di questi corsi sono tutte le risorse all'interno dell'azienda. Da una parte gli impiegati hanno bisogno di acquisire le competenze di base, quindi proteggere le aziende dal basso. I tecnici hanno bisogno di aggiornarsi costantemente e di
a apprendere competenze specialistiche in relazione ai servizi specifici di cui si occupano, e chiaramente i manager che hanno bisogno, perché oggi le linee di business si devono evolvere nel campo delle competenze a livello legislativo, quindi hanno bisogno di comprendere le normative e dominare tutti gli standard, i nuovi standard. Se avete bisogno di maggiori informazioni, io vi invito a venire al desk a parlarne direttamente, sia con me che con i colleghi di Partec. Se poi volete farlo online, potete andare su educational.partec.it per andare a studiare la proposta. Parliamo di tecnologia. Bene, esistono casi in cui, nonostante il livello di preparazione e gli adeguamenti legislativi ottemperati, il sistema ha una vulnerabilità. Può succedere, fa parte del nostro lavoro quotidiano, può succedere che un utente si distragga nonostante sia stato formato adeguatamente, non importa a questo punto neanche più di chi sia la colpa. Quello che importa è che a quel punto la tecnologia deve entrare in azione, e quindi noi dobbiamo essere sereni e tranquilli che dal punto di vista tecnologico i nostri sistemi siano sotto controllo. Per questo motivo Partec si dota di una partnership molto importante con uno dei vendor a livello mondiale. Sophos è un'azienda di stampo inglese che si occupa di fare una proposta modulare e integrata di servizi per la sicurezza perimetrale, la possibilità di cifrare dati all'interno di un'azienda per il mobile management e anti-ransomware e tutto ciò che riguarda oggi la possibilità di utilizzare la tecnologia all'interno di un'azienda per garantirne la sicurezza. Perfetto, allora io vi ringrazio veramente, spero di esservi stato, essere stata interessante questo mio studio. Noi siamo al desk, possiamo parlare degli attacchi, possiamo parlare della formazione, del GDPR, sono a vostra disposizione. Grazie ancora e buona giornata a tutti.